Ciao ragazzi e benvenuti su Gossip Drums. Nel video di oggi voglio farvi vedere 4 fill spaziali di Eric Moore, quindi robe super super difficili, ma attenzione, non per forza difficili. Vi spiegherò bene il perché, ma tutti questi fill che vi voglio far vedere oggi sono dei fill che si possono fare a velocità super estreme, ma anche a velocità lente. Soprattutto ho scelto tutti i fill che, se fatti a velocità lente, possono funzionare lo stesso, tutti i linear, gospel, fill, eccetera, 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 che funzionano bene lo stesso anche più lenti. Quindi se siete magari alle prime armi, a un livello intermedio, eccetera, vi consiglio di provare lo stesso a fare questi fill e farmi sapere qui sotto nei commenti. Qui sotto nei commenti trovate tutto il PDF, tutto quanto, anche altri link che adesso vi dico, soprattutto perché qui dietro, come potete vedere, c'è una batteria molto particolare, se ne vede solo un pezzo e tra l'altro non si vede il logo qui sulla cassa, o forse se ne vede un pezzettino, non lo so, ma vabbè, ve lo dico, è una DV, ragazzi, DV, DW, poi io dirò DV, probabilmente si dirà DW in americano, in inglese, ma io dirò DV. E questa è una batteria pazzesca, dopo ve la spiego anche un pochettino, ha una finitura che è straordinaria, grazie mille a Geva per avermi mandato questa batteria qua, da farvi sentire, da provare un pochettino, per dirvi un po' la mia su questa batteria qua. Ovviamente il modello di questa batteria, che è la Design, dopo vi spiego bene, non è l'unico, ovviamente, ce ne sono tanti modelli di questa batteria, quindi vi lascio tutto qui sotto in descrizione per andare a vedere tutti quanti i kit, tutti quanti i componenti singoli che potete aggiungere alla vostra batteria, eccetera, eccetera, eccetera. Adesso mando la sigla e poi partiamo subito con i 4 fill. Cos'è che ho detto? 4 fill spaziali di Eric Moore. Ed eccoci qua seduti con questa DV Design fighissima, ragazzi. Il design è fighissimo, ma la batteria è proprio un modello Design con tom da 10, tom da 12, timpano da 16, cassa da 22 per 18, veramente una bomba, ragazzi, questa batteria, per due motivi. Primo, perché suona di brutto. Secondo, perché ha una finitura che veramente non ha alcun senso. La finitura è la Silver Slate Marine, poi ce ne sono un bel po', ve le lascio tutte qui sotto in descrizione, tutta in acero americano e fatta in modo strano, perché DV utilizza questo metodo che si chiama HVLT, che significa Horizontal Vertical Low Timber, che praticamente mette i fusti del legno un po' in orizzontale, un po' in verticale, un po' in diagonale, perché danno un suono diverso, un suono più basso e soprattutto un suono migliore. Questa batteria devo ammettere che è super secca e abbastanza bassa. Risponde molto bene, devo dire. Il rullante è sempre serie Design in ottone da 14x5,5 e ve lo faccio sentire andando però a suonare il primo fill pazzesco, il primo fill spaziale di Eric Moore. Sentiamolo. Devo dire una cosa importante che non vi ho detto ancora però, e cioè che ho sempre pensato al marchio DV come un marchio impossibile. Mi ricordo da bambino quando dicevo: cacchio, vorrei quelle batterie ma sono impossibili perché sono troppo costose. In realtà voglio farvi capire anche con questo video che ci sono alcuni modelli DV che costano molto meno ma vanno veramente veramente bene. Sentirete questa Design di DV come suona, e devo dire che il prezzo è molto più contenuto ma la qualità è sempre DV, quindi ascoltatela e non pensate come pensavo io che certe DV, le DV in generale, fossero un po' tra virgolette inarrivabili. Ci si può arrivare tranquillamente ad avere la qualità DV. Continuiamo col video.
Questo primo film, come sentite, Eric Moore ovviamente sempre super gospel, super linear drumming, velocissimo, ma la figata di questi linear qua che vi sto facendo è che potete suonarli, sì, veloci, sono una bomba come ve lo suonati adesso, ma potete farli anche lentamente, quindi come vi ho detto anche all'inizio di questo video, potete utilizzare questo video e questo PDF che c'è in allegato al video per suonare sia a un livello avanzato sia a un livello magari intermedio o anche principiante, perché comunque adesso ve lo spiego, lo potrete fare anche lento e sarà una figata. In pratica il primo fill funziona in questo modo: tutti i sedicesimi, rullante, tom 1, timpano, charleston, due casse, charleston di destra, cassa. Quindi dura in tutto due quarti. Ovviamente per fare un passaggio da quattro quarti dobbiamo farlo due volte. Il charleston potete suonarlo sia a sinistra a destra come faccio io, oppure solo di sinistra. Vi consiglio però, se lo fate un po' più all'Eric Moore, di farlo con due mani perché è più figo da vedere. Quindi, devo dire che tra l'altro la cassa mi aiuta un sacco perché questa cassa qua risponde di brutto, non è bucata davanti, ha i due cuscinetti dati in dotazione da DV da mettere, uno attaccato a una pelle, quella risonante, l'altro attaccata a quella battente. Risponde veramente molto 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 bene. Andiamo al secondo passaggio di Eric Moore. Questo secondo fill spaziale di Eric Moore, come potete sentire, ha un pochettino di cose in più, soprattutto il raddoppio che c'è tra tom e rullante. Quindi ve lo spiego anche questo passo passo. Allora, sempre scritto tutto in sedicesimi, poi ovviamente potete andare anche a raddoppiarlo come volete. Comincia in questo modo: cassa, tom 2, charleston, campana del ride. E poi rullante sul backbeat. Dopo aver fatto questo, raddoppio sul tom 2 e poi di nuovo sedicesimi sul rullante. E questa è la prima parte, la prima metà, diciamo. La seconda parte comincia di nuovo con la cassa. Stavolta facciamo cassa, tutti i sedicesimi, cassa, tom 1, charleston, tom 2, rullante, cassa, timpano, rullante, quindi. Quindi in pratica questa seconda parte è un linear, sempre, composto da una cassa, quattro colpi di mano, una cassa, due colpi di mano. Vi faccio tutto lento. Portiamo un pochettino più sulla velocità.
Quindi, questo è veramente, veramente un film fighissimissimissimissimo. Passiamo ora al terzo. Terzo passaggio di Eric Moore, un leak, in realtà un leak è quando ci sono delle note, diciamo, che si ripetono nel tempo. In questo caso il leak è mano destra, ve lo faccio prendere sul rullante poi vi spiego come l'ho splittato, cioè come l'ho diviso, destra, cassa, cassa, destra, sinistra, cassa, destra, sinistra. Tutto questo, come vedete, è sempre la stessa cosa che però si ripete, dura in tutto 8 sedicesimi. Destra, cassa, cassa, destra, sinistra, cassa, destra, sinistra. Per fare una battuta completa, io ve l'ho sempre fatto per due volte, spostato con mano destra su timpano, mano sinistra su rullante. Quindi questo in realtà è molto semplice come idea, ma poi da fare non è così semplice, soprattutto quando ci sono i tre colpi da fare, gli ultimi due finali più il colpo iniziale. Questa roba qua in velocità frega un po'. La cosa molto carina è quella di spostarsi un po', ad esempio. Oppure. In questo modo qua voi andate a crearvi proprio i vostri passaggi. Adesso vi faccio sentire quello che vi ho fatto prima un po' più lento con il ritmo. Ho sbagliato l'ultimo, ma la lascerò così. La lascerò così. Quindi, a parte tutto, devo ammettere che comunque sta batteria suona di brutto. Arrivato a metà video, più o meno, posso dire che la batteria suona di brutto. Tra l'altro, una cosa che mi ha stupito di questa batteria è l'accordatura. Quanto tiene l'accordatura? Perché in realtà ci sono delle vitine particolari che sono fatte proprio solamente da DV con il filetto molto più... molto più piccolo rispetto alle viti normali, e questo fa sì che anche se si scorda un pochettino il tamburo, le viti con questo filetto fanno più fatica a svitarsi, quindi da avvitare sono molto semplici come le viti normali, però avendo il filetto più piccolo si svitano molto meno delle altre, quindi questa roba è fighissima, complimenti DV, perché è un'ottima cosa. E in effetti comunque io l'ho accordata all'inizio, ancora prima del video, mentre la provavo eccetera, non l'ho più accordata Yeah, molto 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 figo. Passiamo al quarto fill di Eric Moore. Fill numero 4, secondo me è forse quello un po' più difficile tra tutti. Questo fill qua ha un po' di cose strane. Come avete visto, c'è per prima cosa il... Come si chiama? Non me lo ricordo più come si chiama.
crossover, si chiama crossover, e cioè quando andiamo a spostare le mani una sopra l'altra. Quindi comincia facendo Charleston, timpano, timpano, Charleston. Poi cassa, tom, tom, rullante, rullante. E infine abbiamo cassa, cassa, tom 2, tom 2, cassa, cassa, timpano e finisce lì. Quindi la seconda parte è questa. Quindi come vedete il rullante in questo caso è sul numero 3, tiki 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 tiki, paghi tiki tiki tiki, il rullante forte. È un po' come se in questo caso andasse a dimezzare il tempo. Se noi andiamo a fare un ritmo tipo tin tin ta tin 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 ta tin tiki 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 ta tiki 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 tin tin ta tin tiki ta tin tiki 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 ta tiki tiki tiki. Sentite? Tin, pa, pum, pa, tiki 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 pa, tiki 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 pum. Ovviamente vi ricordo che tutte queste cose qua ce le avete nel PDF. Adesso basta, abbiamo finito questi quattro fill, salutiamoci. Quindi ragazzi, spero che questi fill vi siano piaciuti, spero che possiate utilizzarli, spero che possiate applicarli al vostro drumming, al vostro set, al vostro tipo di suonaggio, diciamo così. Vi ricordo che c'è il PDF qua sotto in descrizione, basta che ci cliccate, vi riporta su Telegram dove potete scaricare il PDF in modo gratuito. Grazie mille ancora a Gheva per avermi mandato questa batteria pazzesca, questa DV design, che è una bomba a suonare, è una bomba come finitura. La finitura è veramente senza senso, è senza senso. Detto questo, grazie mille Gheva ancora, e trovate tutto questo in descrizione, ve l'ho già detto, iscrivetevi al canale, fate tutte le cose solite e noi ci vediamo alla prossima, ciao.